Il libro Maldi propone questo esempio per far capire i macrostati e i microstati. Immagina di avere quattro molecole o quattro particelle dentro un contenitore che è diviso a metà, ma in realtà la divisione è soltanto immaginaria, nel senso che è un unico contenitore all'interno del quale le particelle si possono distribuire tra la metà sinistra e la metà destra, non c'è nessuna divisione in mezzo in realtà. Allora si possono avere questi cinque macrostati, e cioè tutte e quattro le particelle a sinistra, tre a sinistra, una a destra, due, due, uno, tre, oppure tutte e quattro a destra. Ma ciascuno di questi cinque macrostati si può realizzare in più modi. Quindi questi macrostati hanno diversa molteplicità. Il macrostato con quattro particelle tutte nella metà sinistra si può realizzare in un modo solo. Questo macrostato lo chiamiamo A40, 4 a sinistra, 0 a destra, e la sua molteplicità è 1. Invece il macrostato A31, 3 particelle a sinistra e 1 a destra, si può realizzare in 4 modi diversi, quindi ha molteplicità 4. Questo perché possiamo scegliere in 4 modi diversi la pallina che rimane da sola. Possiamo scegliere infatti la particella 1, la 2, la 3 o la 4. Stesso discorso per il macrostato 1-3, una pallina a sinistra e 3 a destra. Ci sono 4 modi per realizzarlo. Molteplicità uguale 4, qui è sbagliato, è la molteplicità del macrostato 1-3. E anche il macrostato A04, cioè 0 a destra, 4 a 0 a sinistra, 4 particelle a destra, ha la stessa molteplicità uguale a 1 che aveva il macrostato A40, perché c'è un solo modo di realizzarlo. Qual è invece il macrostato che ha più modi di essere realizzato? È il 22, due palline a sinistra, due a destra. Infatti, se andiamo a vedere, abbiamo 6 modi di scegliere, per esempio, le due palline a sinistra. Possiamo scegliere 1, 2, 1, 3, 1, 4, 2, 3, 2, 4, 3, 4. Cioè queste sono le possibili coppie di palline a sinistra. Quindi questo macrostato è più probabile degli altri, perché si può realizzare in 6 modi, mentre invece questi si possono realizzare in 4 modi e il primo e l'ultimo in un modo solo. Quindi il primo e l'ultimo sono i macrostati meno probabili e sono anche quelli più ordinati di tutti. Quindi più un macrostato è ordinato, più è difficile da realizzare. Invece il macrostato più disordinato di tutti è il 2-2, che presenta la massima uniformità possibile. E il macrostato più disordinato è sempre quello che si può realizzare nel maggior numero di modi, in questo caso 6 molteplicità. Le stesse cose sono spiegate dal libro Amaldi nella pagina seguente, dove Amaldi conta 16 microstati. Infatti abbiamo visto che il primo e l'ultimo macrostato si poteva fare in un solo modo, quindi 1 più 1, l'A31 e l'A13 si poteva fare in 4 modi, quindi siamo a 1 più 1 più 4 siamo a 10 modi, cioè 10 microstati, poi c'era l'A22 che aveva molteplicità 6, quindi in totale sono 16 microstati equiprobabili. Qual è quindi la probabilità di realizzare il macrostato più ordinato di tutti a 4,0 o A04? È un sedicesimo per 4 palline a sinistra, 0 a destra, e è un sedicesimo anche per 0,4, 0 a sinistra, 4 a destra. Invece il macrostato A22, che ha molteplicità 6, ha una probabilità di realizzarsi di 6 sedicesimi. Sono i casi favorevoli diviso i casi possibili, la definizione classica di probabilità. Perciò, in conclusione, quali sono i macrostati più facilmente realizzabili, che hanno più probabilità di manifestarsi? Sono quelli più disordinati di tutti, perché sono realizzabili nel maggior numero di modi, cioè a loro corrispondono moltissimi microstati diversi, tutti che realizzano lo stesso macrostato.